Prof, esiste un calendario di stagionalità anche per il pesce? Sicuramente, non tutti i pesci si trovano tutto l'anno, ma soprattutto non tutti i pesci sono buoni tutto l'anno. Nei mesi appunto di giugno e luglio, quali pesci possiamo trovare? I mesi di giugno e luglio abbiamo sicuramente, a partire da luglio, le cozze, che sono nel massimo del loro splendore fino a tutto agosto. Abbiamo la lice, il cefalo, la sogliola, che poi ne parleremo più dettagliatamente, la gallinella, il gamberetto rosa, il lanzardo, la leccia, la mormora. Poi abbiamo anche tutti quei pesci che diciamo si trovano un po' su tutti i mari italiani, un po' meno sull'Adriatico, che potrebbe essere l'orata o il sarago, che da noi se ne pescano ben poche, la spigola, il sugarello, ed si inizia a giorni la pesca del tonno. Una curiosità, la triglia? La triglia diciamo che in questo periodo è nel minore della sua bontà, però è buonissima poi invece in ottobre, novembre, dicembre, che una volta cresciuta si ingrassa ed è un pesce meraviglioso, dolce, sugoso, grasso, ma di un grasso buono, molto ricco di omega 2, omega 3, e per cui fa bene alla salute ma soprattutto al palato. Torniamo alla sogliola, perché è proprio l'ingrediente principale del piatto che ci avete preparato. Certo, la sogliola è un pesce che troviamo un po' tutto l'anno, e questa sogliola, pensate, è nata a febbraio del 2017 sulla sponda della Croazia, trasmigra nel mese di ottobre e poi sta stazionaria nei nostri mari per circa un anno. A ottobre riparte per andare a fare riproduzione sempre sulla costa dell'Istria. Il piatto è semplicissimo, e avremo, l'indicazione che vi do è di una ricetta molto semplice che potremmo farla a nostro piacimento, e vi spiegherò poi il perché. Allora, sfilettiamo la sogliola, facciamo due filetti, la adagiamo e la riempiamo con una patata lessata, schiacciata e cotta in brodo di pesce. Su questa patata noi possiamo metterci tutti gli odori che vogliamo. Vogliamo, che ne so, un ricordo della sogliola mugnaia, perché no, una fogliolina di salvia. Ci piacciono gli odori del meridione, ci potremmo mettere un'ovetta, due o tre ovette passe. Vogliamo restare nel territorio, perché non un po' di tartufo nero. Richiudiamo, facciamo l'involtino, 3 minuti, 180 gradi al forno, e il piatto è pronto. In questo periodo abbiamo ancora, vedete questa salsa verde, abbiamo ancora gli asparagi, per cui facciamo una salsa di asparagi. Il mese di luglio possiamo benissimo farla con delle zucchine. Volete un po' di croccante? Ci mettiamo una cialdina.